Watta e a tutti ciurma e benvenuti alla Giocherina in questa nuovissima reaction. Incredibile ma vero ragazzi, è stato rilasciato un nuovo teaser trailer ufficiale di Frozen 2. Ben sapete che io sono amante Disney, amante dei cartoni animati Disney, per questo insomma sono qui a fare la reaction anche a questo teaser trailer, perché ovviamente ho guardato Frozen, mi è piaciuto. Premetto che a parer mio, Frozen, adesso linciatemi pure se volete, è stato secondo me un pelino sopravvalutato come film animato. Cioè secondo me, oddio, per carità, il messaggio che ha di fondo è veramente bellissimo. Però, secondo me non è che proprio è fra le prime stelle dei prodotti Disney. Poi ripeto, mi è piaciuto, lo apprezzo tantissimo, lo guardo volentieri, il messaggio che c'è dietro è molto importante. Però, insomma, Frozen 2, boh, andiamo appunto a vedere sto trailer ufficiale, ragazzi. Vediamo di che si tratta, dura 2 minuti, poi dopo averlo guardato ne parliamo. Se non... Beh, allora, visivamente parlando, ragazzi, sembra qualcosa di incredibile. Avete visto, minchia, l'effetto del mare, ragazzi, le onde, l'acqua. Cioè, visivamente sicuramente vale, perché già il primo Frozen, insomma, io avevo analizzato alcuni aspetti di Frozen in uno dei miei video. C'era un lavoro dietro, ragazzi, visivamente parlando, assolutamente allucinante. Quindi, se era allucinante il primo, figuriamoci il secondo. Secondo me, visivamente, sarà un prodotto assolutamente incredibile. Dal trailer non è trapelato assolutamente nulla, nel senso, non c'è stato manco uno scambio di dialogo, insomma, per far intendere qualsiasi cosa. Il titolo è Il segreto di Arendelle, però, appunto, di quello che tratterà questo film animato non ha fatto sapere niente, quindi non si è capito assolutamente nulla. Abbiamo visto immagini random del film, una cosa che penso sarà presente, forse ci sarà un pochettino di più di elemento di azione, perlomeno mi ha dato questa impressione qua. Ci sono i personaggi che conosciamo, ci sono Elsa, Anna, Kristoff, Sven, Olaf, insomma, ci sono perlomeno questi di base, ci sono questi personaggi qua che ovviamente erano protagonisti già del primo film. Che dire, raga, che non si può esprimere più di tanto se non appunto su quello che è l'aspetto visivo, perché per il resto appunto, raga, non possiamo fare congetture né niente. Io non posso manco lontanamente provare ad immaginare che cosa potrebbe trattare il film, perché è un segreto, cioè è un mistero, è il segreto di Arendelle.
Arendelle, un mistero, non lo so, non lo so. Quindi non so manco dirvi se le mie aspettative sono buone, non sono buone, perché ok, sappiamo che magari un film animato di questi tempi, se ha un comparto visivo di spicco, magari attira un po' di più, però adesso lo stiamo dicendo, parliamo anche dei videogames, quando hanno una bella grafica, cioè c'è postati, colpisce, però se poi sotto sotto manca la sostanza, insomma, il comparto visivo te ne fai poco e niente, per cui sicuramente, ripeto, visivamente sarà una bomba, ragazzi, almeno da quel poco che si è visto. Per il resto è un grosso punto interrogativo, io non so che altro dire, vedremo che cosa, insomma, ci sarà mostrato più avanti. Fatemi sapere la vostra, ragazzi. Curiosità ce n'è, ovviamente, perché comunque per chi ha apprezzato il primo, il secondo può essere, insomma, di interesse, per cui io ho apprezzato il primo, è ovvio che magari mi piacerebbe sapere di che cosa tratterà questo sequel. Quindi boh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ragazzi. Questa reaction termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi. Ciao!